Bene, allora osservate il mio diario, la mia pagina Facebook, come vedete abbiamo il mio profilo e la mia immagine. Ricordatevi, la mia immagine è solo questa e poi le altre. Allora, vado su Google e scrivo Facebook, eccolo qua, in automatico. È un'estensione per condividere qualsiasi cosa nella vostra pagina Facebook. Dico qualsiasi cosa con il tasto destro. Allora andiamo qua, Facebook Like Button per Chrome, clicchiamo sopra. Questo qua, questo, tasto sinistro. Ok. Vi si presenterà questa schermata, probabilmente, casomai ve la cercate ancora. L'importante è che troviate questo qua, like, eccolo qua, like button, tasto sinistro, clicchiamolo. E questa è l'estensione, quindi qua io l'ho aggiunta, non serve, voi qua troverete aggiungi, cliccate tasto sinistro e lui si installerà. In qualche maniera qua in questa barra o la tenete nascosta, non ha importanza che sia visibile, tanto dovete lavorare solo con il tasto destro. Bene, io vado su il mio pagina, io mettiamo che voi l'abbiate aggiunta e poi vi faccio vedere il risultato. Io vado sulla mia pagina Facebook. Eccola qua. Vi ho fatto vedere prima. Questo è il risultato, quello che si vede attualmente in questo preciso istante 20:36 nella mia pagina Facebook. Perfetto. Allora, io voglio mettere sulla mia pagina Facebook un profilo qua, qua, d'accordo? Prendiamo quello di mia moglie, tanto per essere pratici. Apro il profilo di mia moglie, eccolo qua. Allora a questo punto io tasto destro, clicco tasto destro qua in un punto morto, tasto destro, questo è il like button, ci passate sopra, andate giù qua, cliccate tasto sinistro. Bene, a questo punto voi cliccate pubblica su Facebook, intanto clicchiamo e va ad pubblicarsi. D'accordo? Allora a questo punto, in qualsiasi, anche se sono sulla pagina di mia moglie, io voglio condividere questa. D'accordo? Tasto un punto morto, io vado qua, tasto destro, vado qua sopra, like button, e clicco tasto sinistro e vediamo il risultato. Allora, pubblico su Facebook, tasto sinistro come al solito. Non bastasse, prendiamo il mio profilo YouTube, eccolo qua. Qua, tasto destro, Facebook like button, andiamo qua, tasto sinistro. Pubblico su Facebook, tasto sinistro, pubblico sul mio profilo. Ok, bene, andiamo a vedere il risultato adesso. Vado su Gino Aspensivo, il mio profilo. Allora, abbiamo detto che questo è il mio profilo Facebook. Prima avevamo, Madonna, che traffico, ragazzi. Allora, avevamo detto che prima avevamo l'immagine, abbiamo aggiunto la pagina, come si vede. Abbiamo aggiunto questo, cominciamo, andiamo per gradi, allora clicco sopra.
Ecco, io ho condiviso la pagina di Maria Teresa, d'accordo? Allora, torno ancora sul mio profilo Facebook. Allora, cosa abbiamo detto? Che abbiamo condiviso il profilo di YouTube. Clicco sopra. Naturalmente sono sempre sulla mia pagina Facebook, vi faccio solo vedere la dimostrazione che io ho condiviso l'intera pagina sul mio profilo. Ho scelto una brutta serata, eccolo qua il mio profilo che posso navigare. Eccolo qua. Allora, ritorniamo qua e vediamo cosa ha condiviso questa Visual Maker, Bookmakers. Clicchiamo sopra. Vediamo che si carichi. Ho un'estensione, eccola, un'estensione che mi dà, la metto normale, eccola. Bene, allora, avete capito? Ritorno sulla mia pagina Facebook, da questo sito. Un po' di pazienza, questa sera il computer non è il computer, ma è la connessione che è sovraccarica. Perfetto, io ho finito e avete capito cosa serve? Io ho condiviso praticamente queste cose. Un saluto a tutti da Gino Splicigo. Allora, oggi è il 24 settembre 2016. Sono le 20:42. Poi lo posterò su YouTube. Un saluto.